Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri nella festa di San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Predicatori, altrimenti detti Domenicani, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Guida e proteggi, Signore, la tua Chiesa, per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli, che fu insigne predicatore della tua verità, interceda come nostro padrono davanti a te, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo.
carissimo, ti scongiurò davanti a Dio e Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, riprovera, esorta con ogni malignità e insegnamento. Verrà il giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma può dire qualcosa. Gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dire ascolta la verità e perdersi dietro alla febbre. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Risplende nei giusti la sapienza del Signore. Confida nel Signore e fai bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e esaudirai. Esaudirà i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La bocca del giusto medita la sapienza e la sua lingua esprime il diritto. La legge del suo Dio è nel suo cuore, i suoi passi non vacilleranno. Sempre come un giglio a cospetto del Signore. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro. E così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore. Amen.
Siano lodati Gesù e Maria. L'ordine francescano celebra oggi la festa di San Domenico, chiamato qui nel lezionario Santo Padre Domenico. Ok, diciamo che la ricorrenza di San Domenico è una ricorrenza che riguarda un po' tutta la Chiesa e riguarda in particolare i domenicani, vale a dire l'ordine fondato da San Domenico, il cui nome sarebbe in realtà Frati Predicatori. Ma perché i francescani celebrano San Domenico non come memoria ma come festa? I motivi sono legati alla particolare amicizia che ebbero San Domenico e San Francesco e anche al fatto che purtroppo in un certo periodo della storia di questi due ordini, dei francescani e dei domenicani, tra i membri di questi due ordini ci furono dei conflitti per cui gli uni e gli altri tendevano a disprezzarsi a vicenda, cosa che non era secondo l'intendimento né dei due santi fondatori né della Carità Cristiana. Per cui a un certo momento le autorità dei rispettivi ordini religiosi stabilirono che per gli uni e gli altri quella del fondatore dell'altro ordine religioso fosse considerata una festa. Era un modo intanto per ricordare l'amicizia che contraddistingueva Francesco e Domenico, per ricordare la comune origine mariana dei due ordini religiosi, per ricordare come tante volte questi due ordini religiosi avevano dovuto sostenersi a vicenda tra i suoi membri, tra i loro membri, scusate, c'erano stati diversi personaggi, diversi eminenti personaggi che erano stati amici tra di loro, per ricordare come alla fin fine l'ordine francescano e l'ordine domenicano sono stati entrambi di importanza fondamentale per la Chiesa, senza per carità trascurare l'importanza che lo Spirito ha assegnato al sorgere di altri ordini, altri istituti religiosi, però, come diceva Dante, cioè, Domenico e Francesco sono le due fiaccole che splendono nel Tempio di Dio, nel firmamento della Chiesa. Tra le amicizie illustri di domenicani e francescani, io ricordo quella che c'era anche tra San Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dei francescani, e San Tommaso d'Aquino, che rappresenta forse uno dei più grandi studiosi dei padri domenicani. Parlavo dell'origine comune, parlavo del tratto comune. Qual è il tratto comune tra francescani e domenicani? Certamente l'origine mariana. C'è questo legame, c'è questa visione bellissima che ebbe una volta proprio San Domenico, secondo cui anche lui ebbe questa visione, vide il Signore infuriato con la sua Chiesa e con l'umanità per i molti peccati che purtroppo venivano commessi, e vide a un certo punto la Vergine Maria che si metteva in mezzo a fare da intercessitrice per questa umanità, ottenendo da Gesù la grazia del rinnovamento della Chiesa attraverso l'opera di due uomini suoi. Nella visione la Vergine presenta al Signore questi suoi due uomini. In uno Domenico riconosce se stesso, nell'altro però, l'altro all'epoca non lo conosceva. L'unica cosa è che lo vede
ricoperto di stracci, piccolo, semplice. Chi sarà mai questa persona? Qualche tempo dopo i due santi si incontrarono, se non ricordo male, proprio a Roma, e si legarono vicendevolmente di grande amicizia. Poi tempo dopo si racconta come San Domenico partecipò ad uno dei più celebri capitoli generali dell'ordine francescano, quello delle stuoie tenutesi alla Porziuncola, se non ricordo male, nel 1220. In quell'occasione Domenico vide la moltitudine dei discepoli di San Francesco, vide come il Signore sosteneva con la sua provvidenza, con i suoi prodigi, quest'opera, vide la bontà dell'opera di San Francesco e ebbe a dire al santo, al serafico patriarca: io vorrei che il mio ordine e il tuo fossero praticamente una cosa sola. In realtà non potettero mai l'ordine domenicano e l'ordine francescano essere una cosa sola, perché pur avendo compiti simili erano importanti tutte e due con la loro diversità. Ma come nasce l'ordine dei predicatori? Questa è interessante, lo racconto perché è una parte importante della vita proprio di San Domenico di Guzman. San Domenico che nasce, lui era spagnolo, nasce a Caleruega, nella vecchia Castiglia, in Spagna, nell'attuale Spagna, nel 1170. Sin da piccolo viene inviato da uno zio prete perché lo istruisca, gli dia un po' di cultura, ma sin da piccolo manifesta un grande amore a Gesù e alla Vergine Maria. In seguito, dopo aver studiato, viene convinto ad entrare tra i canonici della cattedrale di Osma. E lì si dedica tantissimo allo studio e alla preghiera, aumentando in sé la carità di Cristo. Viene notato dal priore dei canonici di Osma che a un certo momento di Osma proprio diventa vescovo. Inviato in Danimarca in una missione da parte del re, il vescovo, che si chiamava Diego, decide di portarsi come compagno proprio San Domenico. Mentre attraversano alcune zone della Francia, entrano a contatto con l'eresia dei catari e si rendono conto di quanto bisogno ci sia di combattere questo errore e di evangelizzare queste popolazioni. Andrà a finire che in quelle zone Domenico si fermerà per oltre 10 anni, anche dopo la morte di Diego, fino a quando non riuscirà a radunare attorno a sé dei compagni con i quali poi, con l'approvazione prima di Innocenzo III e poi di Onorio III, guarda caso gli stessi papi che approvarono l'ordine francescano, non ebbe l'approvazione del subordine attirando attorno a sé tantissimi discepoli. Particolare che viene raccontato da tante cronache quasi al limite della leggenda, è che durante il suo lavoro apostolico in mezzo ai catari, San Domenico, non sapendo come fare a convertirli, perché la stessa sapienza tante volte non bastava, ebbe da Dio il suggerimento di usare la futura preghiera dell'Ave Maria, che all'epoca era ancora in stato embrionale. Perciò San Domenico si mise a predicare attraverso quella che viene chiamata la salutazione angelica, il saluto dell'angelo, quella che noi conosciamo come Ave Maria e di cui inizialmente era composta soltanto la prima parte. Anche a causa di questo, dello sviluppo di questa sua predicazione mariana con i frutti incredibili che ebbe, San Domenico è considerato praticamente uno dei fondatori
uno degli fondatori, degli ideatori della preghiera del Rosario, tuttora diffusa in tutto il mondo e parte fondamentale della preghiera cristiana, di cui i domenicani si fecero diffusori oltre che organizzatori e oranti, pregatori di questa preghiera. Perciò la preghiera del Rosario è indissolubilmente legata all'ordine dei domenicani, anche se le ricerche recenti ci dicono che forme simili di preghiera in realtà sorsero anche tra i francescani e tra altri movimenti, restando poi però quella del Rosario come la preghiera più diffusa e quella più importante, cioè quella che prenderà piede maggiormente. Quindi possiamo dire che a Domenico dobbiamo la preghiera del Rosario. In seguito diffonderà il suo ordine religioso fino a morire poi a Bologna nel 1121, 5 anni prima di San Francesco, di cui, come abbiamo visto, era grande amico. Di lui dicevano che era una persona di una purezza angelica e di una carità, possiamo dire, dovrei dire serafica, ma se dico serafica poi magari gli levo l'appellativo a San Francesco, di una carità cherubica, visto che i domenicani vengono paragonati ai cherubini e i francescani vengono paragonati ai serafini. Alcuni dei suoi collaboratori dicevano che lui parlava soltanto o per parlare con Dio o per parlare di Dio e chiedeva al Signore sempre la carità, che aumenta il dono di aumentare in lui la carità verso il prossimo. Ecco, una preghiera che oggi possiamo e dobbiamo chiedere: se aumentare la carità, la sua carità, è stata forse l'aspirazione di San Domenico, ecco, anche noi come San Domenico dobbiamo chiedere al Signore che aumenti in noi la carità verso Dio, l'amore verso la Vergine Maria, la carità verso il nostro prossimo. Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli carissimi, San Domenico era parco di parole, apriva la bocca solo per parlare con Dio nella preghiera o per parlare di Dio ai fratelli. Uniamoci ora alla sua voce, levando insieme la nostra fervida preghiera a Dio. Diciamo insieme: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Perché la Chiesa di oggi sia vivificata da una nuova fioritura di uomini santi che portino speranza all'umanità, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché i popoli che hanno goduto direttamente della predicazione di San Domenico e dei suoi frati possano ora annunciare il messaggio di fede e di amore ereditato, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché tutti i cristiani sentano l'urgenza di essere luce del mondo e sale della terra, divenendo missionari con la parola e con la vita, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché il Signore conceda a chi è alla ricerca della verità il dono di incontrare la luce di Cristo nel volto dei cristiani, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Perché comprendiamo sull'esperienza di San Domenico che una vita cristiana matura e responsabile va nutrita con uno studio accurato e attento della parola di Dio, preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, la vita dei santi ci fa sentire piccoli e incapaci. Ci sostenga la fiducia nell'amore ristoratore del tuo Figlio Gesù, che con te lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli.
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani di questa santa allora e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, per intercessione di San Domenico, le preghiere e le offerte che ti presentiamo, e con la forza di questo sacrificio conferma e sostieni i predicatori del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E come tu lo in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella tua provvidenza inviaste all'umanità assetata San Domenico, araldo della tua verità, attinta alle sorgenti del Salvatore. Sempre sorretto dalla madre del tuo figlio e arso di zelo per la salvezza delle anime, assunse per sé e per i suoi discepoli, raccolti nello Spirito Santo, l'ufficio del Verbo, portando a Cristo con la dottrina e con l'esempio innumerevoli fratelli. Intento sempre a parlare con te e di te, crebbe nella sapienza e facendo scaturire l'azione dalla pienezza della contemplazione, si dedicò totalmente all'edificazione della Chiesa. Per questo, unite agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'altezza della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo cuore. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta dell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Domenico e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formati il suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che tra i tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito.
Preghiamo. O Dio che ci nutrite del pane di vita eterna nel ricordo glorioso di San Domenico, fa che la tua Chiesa, illuminata dalla sua predicazione e sostenuta dalle sue preghiere, aggiunga la piena comunione con te per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. E benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E rendiamo grazie a Dio. Per le necessità della Santa Chiesa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Tu sei il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. San Michele Arcangelo, prega per noi.